squadra, perché lui non c'era, giocasse la viso aperto, continuare a giocare a viso aperto anche quando è passato in vantaggio di prima tempo, il secondo tempo è venuta fuori la forza anche tecnica. Sì. Mi trovi d'accordo, però rimane il rammarico del risultato. Sicuramente la prestazione è positiva dei ragazzi, è normale che poi la Nocerina nei cambi è riuscita a svoltare la gara. Merito loro, ma credo anche del merito nostro, poi analizzeremo i gol. Ci sta, brucia, è una sconfitta che brucia, però... Noi continuiamo su questa strada, siamo una squadra giovane, una squadra costruita per giocare a calcio e la nostra salvezza deve e passerà soltanto sotto l'aspetto del gioco, dell'unione e del gruppo. Vista si aspettava di dover gestire uno 0-2 a fine primo tempo, al di là della rimonta della Nocerina, o comunque portarsi avanti e dover gestire un doppio vantaggio contro una squadra che alla fine si è rivelata superiore alla sua. Ma che a inizio partita che la Nocerina fosse superiore all'Anzio, questo lo sanno pure i bambini. Detto questo, però, sapevo anche che la Nocerina aveva tante difficoltà, cambio d'allenatore, allenatore prima ufficializzato, poi per tanti motivi che io non voglio entrare in merito, però comunque anche noi leggiamo tutto e in effetti al primo tempo la Nocerina è stata in gran parte in difficoltà, ma credo anche nel secondo tempo a volte, perché poi Lanzio anche sul 2-2 ha avuto due occasioni per forse riportarsi in vantaggio e poi dopo il calcio non lascia scampo e noi al minimo errore sono usciti fuori i calciatori che la Nocerina ha in campo.